Creed, quello 85, eh? Pensate che prendendo giù. Bravo, che ha fatto l'epoca! Io che lo fai, Giulio! Allora, dopo un anno felicemente ci ritroviamo al Little Park un anno dopo e personalmente io devo fare un grazie grande a tutti gli sponsor, tra cui il signor Jimmy, detto Mauro, meglio Mauro, detto Jimmy, della Moto Boregola Motor, che tra l'altro so se è già inquadrato prima nei tuoi giretti la splendida motocicletta esposta, comunque al limite poi l'andiamo a vedere. Lui, Boregola, ha detto prima, e io ho sentito con le mie orecchie, che questa sera regalerà quella splendida moto, è vero questo? Potrebbe essere vero, ma non ricordo proprio bene. No, a parte gli scherzi, ci fa sempre piacere, poi so che tu sei sempre molto attento a queste situazioni, poi stasera è dedicata all'Avis, quindi motivi in più per essere presenti, no? Certo, la sensibilità sotto questo punto di vista non deve mancare. Perfetto, io ti ringrazio, l'ho già fatto anche pubblicamente prima, ma avremo modo di rifarlo dopo, andando anche a vedere questa splendida moto, che come mi diceva prima, non è facile averla qua. Questo perché è un esemplare praticamente unico e si riesce ad avere solo tramite una prenotazione in internet, quindi un sistema molto particolare di compravendita. Bene, detto questo, io volevo ringraziare tutti gli sponsor che con noi stasera hanno in qualche modo contribuito e volevo ringraziare i nostri DJ, la direzione del Party Club, appunto il buon vecchio Little Park, ma avremo modo di sentirci anche dopo, nel momento in cui andremo anche ad eleggere il Miss e la Mister Avis di questa serata. A dopo.
andiamo, vieni qua, no, mi stava dicendo, vieni qua, ormai ci sei, ormai Anna viene, ormai ci sei, mi stava dicendo che ti lamenti sempre che non ci sono, stasera ci sono, caspita, un anno dopo è anche giusto, no, è la tua voce, sai che noi sappiamo che tu sei una bravissima cantante, quindi vogliamo sentire anche la tua voce. Certamente, ma qua non ho spazio per cantare. Avrai anche lo spazio per cantare, magari non stasera, ma lo avrai. Magari stasera avrai spazio per partecipare come Miss Avis. Stasera leggeremo Miss e Mister Avis. C'è un weekend in regalo, un weekend per due persone in una località scelta italiana. Va bene. Beh, ci vediamo dopo? Che ci conto. Allora, abbiamo... Eccoli qua, vieni. Ok, allora abbiamo il nostro primo cittadino di Portoviro, lui non lo sa ancora, ma siamo qui con il nostro sindaco Doriano Mancin, immancabile e non solo immancabile alle nostre promozioni, alle nostre serate, ma direi anche promotore. Sì, buonasera a tutti, sono appena arrivato, ma vedo che la festa qui va alla grande, siamo dei promotori per fare le cose dove ci si diverte e dove c'è la solidarietà. Stasera l'abbiamo dedicata all'Avis, avremo modo poi di eleggere anche Miss e Mister Avis, sappiamo che tu fai parte della giuria. Spero di essere in giuria perché so che a Portoviro abbiamo delle donne molto belle, quindi vorrei essere in giuria. Sicuramente, grazie sindaco, ci sentiamo dopo. Bene, e dopo aver parlato con il nostro primo cittadino abbiamo anche l'assessore alla cultura di Portoviro e chiamo qui subito Maura Veronese, immancabile le nostre serate. Certo, immancabile, anche se questa sera siamo un po' free, un po' liberi, no? Ma va bene così, la serata lo permette, poi è anche una serata abbastanza calda in tutti i sensi. Una serata calda e credo che sia come l'anno scorso, quindi un bel successo come l'anno scorso. Ce lo auguriamo, sta andando bene. Certo. Poi avremo modo di eleggere Miss e Mister Avis e tu farai parte della giuria, ok? Va bene, con piacere. A dopo, grazie. Ciao. Grazie. Ok, in console del Little Park un anno dopo, vediamo al mixer Giuliano Presta, poi abbiamo Mauro Pisetti che sta facendo il vocalist, fa alzare le mani, se vuoi dare un'occhiata in giro intanto lo possiamo vedere. Volevo ringraziare anche Marco Galli che avremo modo di seguire poi e Mauro Pisetti, questa è la console di stasera per Little Park un anno dopo. Mauro, beh, un vocalist e due parole ce le fa, no, qua, della serata, come sta andando? Benissimo, la gente si sta divertendo un sacco, sono tutti belli carichi, si sta divertendo, veramente. Sento la musica di quella giusta per il nostro tipo di serate, quindi tutto ok. Sì, sì, proprio, dato il tipo di gente che c'è, ci si divertono un sacco. E questo è il nostro scopo, d'altronde, ok. Grazie, per quello. Grazie, a dopo, ciao. Ciao. Ok, abbiamo parlato con Mauro prima. Ci siamo tutti. Prima abbiamo parlato con Mauro Pisetti, adesso il fratello Marco, diciamo, posso dire quello più famoso? O il DJ, vero? O il DJ? Posso dirlo? Ma dillo pure, anche perché con mio fratello per caso abbiamo cominciato a lavorare assieme 6 o 7 anni fa quando lavoravo qui al party e così ci siamo trovati bene e ci troviamo a queste feste e non solo, insomma anche d'estate, così ogni tanto me lo trovo sul posto, anche tu qui. Bella, bella cosa, bella situazione. Molto bella situazione, Giuliano sta facendo un bellissimo lavoro, la gente si sta divertendo da matti, basta vedere un attimo le mani che battono, vedo che i tavoli sono tutti belli pieni e soprattutto belli carichi di divertimento, per cui penso che la serata sia riuscita, al momento sia perfettamente riuscita. Sta andando bene. Io se me lo concedi, se riesci a seguirmi, andiamo direttamente qua, un po' dietro, perché abbiamo il Little Park, il DJ, il Little Park, ed è il buon Marco Galli. Andiamo a trovare Marco, cosa dice? Riesci a passare? Marco, insomma, tu sei il Little Park. Prego, non ho capito. No, dicevo, tu sei il Little Park.
come dimensioni, vuoi dire? In tutti i sensi, no, a parte gli scherzi. Marco Galli, a noi fa piacere, è stato il DJ del Little Park e quindi è la persona, il DJ a cui noi dobbiamo tutto. Io ti ringrazio di questo, ma esagerato. Sì, in quel periodo c'ero io qua. Quindi... Ma te ne sembra, come sta andando? Tu devi ancora salire in console, devi ancora salire in console, come sta andando secondo te? Scusa se fatico né vederti nei panni dell'intervistatore, ma qualcuno deve pur farlo. No, io aspetto il mio turno, poi vado, mi diverto, spero di far divertire la gente. Poi quello che succede, succede. Sai che io non sono un grande... Sono qui calmo, mi sto rilassando, sto vedendo la gente. Poi quello che succede, succede. Non mi voglio preoccupare più di tanto. Ho smesso di preoccuparmi. Voglio vivere la mia vita in pace. Ok, grazie Marco Galli, avremo modo di sentire più tardi. Grazie ancora. Dove va in onda questo? Dove va in onda questo? Questa è una cosa che facciamo per noi, che abbiamo fatto l'anno scorso e lo ripetiamo quest'anno. Ah, quindi non va in onda da nessuna parte? No, l'anno scorso è andato anche in onda, quindi è andato su Telestensi. Bene, allora, sono contento, felice, grazie. Allora, ascolta, ricorda gli appuntamenti, anche se siamo in un altro locale, del venerdì sera a Abano con 45 giri, con tutti i vari DJ che sono ad Abano tutti i venerdì sera. Di preciso dove? È a Luna Blu, l'ex Samantha, con Marco Galli, Nicola Grassetto, Elvio Marchetti, Fabio Clay, Mommy Awas, Livio Valli, Massimo Ginnasi, Roberto Lazzaro e via dicendo. E scusate se è poco. Marco Galli. Allora adesso c'è qualcuno che sta girando, non solo lui, per un regalo da grazie a Frontier Tour, quindi vi ringrazio già da adesso, mi raccomando, dito sì, mi raccomando. Tempo! Stai lì! Yes, yes. Prova a vedere se va, prova, ok? Facciamo mancare niente, neanche la pioggia di primavera, visto questi giorni, una volta di trovare un ambiente per il tuo erotismo, o sbaglio? Per il mio erotismo? Sì, è così, sto cercando il mio ambiente, ma sono legato e non mi posso spingere più in là, più di tanto. Secondo me dopo purgherai, bro. Sì, per... Per una serata indimenticabile. Ritratto della salute! Ciao Tiziano. Ciao Marco. Buon saluto!
sempre meglio che lavorare. Dove sono? Teenager degli anni 70, come cambia il mondo? È meglio, cambia in meglio il mondo. La domanda è questa: le donne, secondo tu sei un buon vivant, tu sei uno che ha navigato, come cambiano le donne in questi anni? Come posso dire, in meglio cambiano. Anni 70 era molto più dura. Sì. Era molto più dura a conquistare. Ma il fascino dell'uomo maturo c'è ancora? Sì. Meditate, gente, meditate. Sì. Ci sta scappando. Oi là, cosa fai tu che sei un teenager qua in questo mondo di cinquantenni? Beh, non è che sia tanto vecchio, perché mi trovo bene sia con i giovani che con i vecchi. 50 anni per me stanno bene, non è che è nessun problema. Per la serie non si butta via niente. Non si butta via mai niente, mai niente. Perché è sempre dura. È sempre dura. Grande Leandro, grande. Allora, Paola, un anno dopo, tu sei sempre bella come il sole. Tu sei un Highlander, io l'ho detto, tu sei un Highlander, tu tiri fuori la spada. E via. Come va? Come va? Bene, sono contenta che stasera veramente pensavo che quasi si stancassero, invece vedo che la serata ha funzionato anche stasera. Piero Angela ci ha scritto, a Portovino c'è una signora che ha 8 anni e ne dimostra 15, sei tu? Sono io. Allora, un grande della musica, tu hai inventato, si chiamava Delta Radio prima, come si chiamava? Sì, no, si chiamava Radio 100 Delta. Ma tu lo sai che io sono stato uno dei primi di giochi del famoso Kit Kat. È vero. Ah, vedi? Questa musica, diciamo, l'ho suonata parecchie volte. Rughe a parte, la musica tiene giovani però. Guarda, la musica io dico che è, diciamo, l'anima della vita. La musica è, diciamo, da spirito, da vigore, ti rilassa e poi ne vieni fuori dopo una serata, fuori stanco, ma rilassato. Ci sono tre cose basilari nella vita: musica, soldi e bip. No, non vorrei. Tua moglie si è girata, puoi dirlo. C'era un vecchio detto, no? Sesso, droga, rock and roll, no? Io toglierei la droga. Ciao. Le nostre ragazze immagine. Vai, complimenti alle mamme. Un brivido del nostro cameraman. Mamma mia, scappava anche. Allora, con una rappresentante delle Dions. Ritratto della salute, come va? Benissimo, grazie. Un anno dopo tu sei bella come il sole. Bene, sono contenta, anche tu sei bella. Tu sei una buona gustaia. È vero. Allora, va di moda le maggiorate. Hai avuto un anno buono? Buonissimo, come sempre. Da sempre. Secondo me il mio camera non sta facendo un primo piano qua, non vorrei sbagliarmi. No, ma è uguale tanto, non importa. Ciao, grazie. Giovane Bertucci, cosa ci fa? Sono in incognito! Sono in incognito! Facciamo l'intervista! Perché? Perché no? Perché no? Little Park un anno dopo, questa sera siamo ancora qua a Little Park, guarda qua cosa ci hanno riproposto quest'anno.
per un avvenimento che ormai è diventato un must qua a Portoviro e nei paesi limitrofi, per rievocare i favolosi anni 70-80 in una serata favolosa. Poi quest'anno con un plus che è offrire qualcosa all'Avis e l'Aido. Entriamo. E chi c'è la porta? Si fa il finale? Serata finita, la gente lentamente sta uscendo, è stata una serata formidabile, tre DJ che hanno dato il meglio di loro stessi, la musica rende giovani, qua la gente è fondamentalmente degli Highlander, non invecchiano mai, da Leandro Maggio, da Ilario Capurzo, vi salutiamo, ciao ciao!